Si chiama Alunni del Fisco, il progetto di educazione alla legalità che dopo il successo dello scorso anno verrà replicato anche in questo. Una iniziativa che vede coinvolti numerosi enti e istituzioni, l'Agenzia delle Entrate come capofila, poi il Comune, INAIL, IMSS e Ordine dei Commercialisti di Cremona. Nei giorni scorsi è partita l'11ª edizione del progetto, coordinata dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Nicola Sarto, un proficuo percorso educativo nato per iniziativa di un team dell'Agenzia nel 2001 e che negli anni ha progressivamente ampliato la sua portata rivolgendosi durante lo scorso anno scolastico a ben 39 classi, 3 elementari, 18 medie e 18 superiori. Il referente del progetto, Giovanni Maldotti, ha negli anni incluso, previa formazione specifica, gli altri enti, quali, come dicevamo, IMSS e INAIL, per l'aspetto legato ai principi costituzionali sul lavoro, e l'amministrazione comunale per quello legato ai tributi locali. Al termine di ogni anno scolastico le varie classi producono lavori a consuntivo e quello che state vedendo, confezionato sia a livello di immagini che di testo e su iniziativa spontanea da una quarta in Audi, è un esempio di come, dicono dall'Agenzia delle Entrate, sia importante una costante educazione alla legalità nella convinzione che, essendo noi stessi lo Stato, fondamentale sarà una sempre maggiore assunzione di responsabilità. L'accoglienza via via crescente negli anni da parte delle scuole testimonia altresì come una rete di enti può efficacemente raggiungere gli obiettivi istituzionali e al contempo, si sottolinea, stimolare rapporti più costruttivi con un nuovo cittadino. Ricordiamo infine che il progetto è stato premiato nel 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del concorso Premiamo i risultati.